Adesso sì, ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Buongiorno, benvenuti, questa è la camera, alla seconda puntata di Vi presento il mio staff, un'altra donna, così le quote rosa da noi sono molto, molto alte. Oggi abbiamo con noi Martina Maione, benvenuta. Buongiorno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, che in Italia oggi è pomeriggio, adesso è pomeriggio. Allora, Martina è la nostra CEO, cioè la responsabile amministrativa di tutto questo ambaradan che abbiamo montato. Martina, raccontaci qualcosa, da dove arrivi? Io arrivo da Napoli. Ah, quindi non sei italiana, anche tu sei straniera. No, sono terrona. Arrivo da Ornella Napoli con furore. Sì, sono napoletana, quindi sono italiana, made in Italy 100%. E mi sono trasferita negli Stati Uniti circa 4 anni e mezzo fa. E però non sono venuta direttamente da Napoli, ho fatto un po' di giri vari, quindi sono stata a Milano e poi sono arrivata qua. A Milano e, dove sei stata? Dove hai studiato? Ho studiato in Bocconi, ho conseguito il master lì e da lì mi sono trasferita un po' in Europa tra Londra e Lisbona e poi sono arrivata direttamente a Miami e non me ne sono più andata. Facciamo un'altra domanda, so che non si fanno alle donne, però giusto per far capire la capacità che abbiamo di coinvolgere persone giovani. Tu sei la direttrice amministrativa di questo piccolo colosso che abbiamo creato, sono una trentina di gelaterie che andranno a crescere, quindi hai rapporti con qual è l'attività? Perché poi diciamo la facciamo una domanda. Qual è l'attività tua principale? Tutto. Cioè ti occupi di? Allora io mi occupo di tutto, ho iniziato occupandomi solo degli aspetti amministrativi, anche un po' della quella che era la logistica, e anche quella della logistica con i rapporti con le gelaterie, e un po' il mio ruolo è cambiato, quindi mi interfaccio soprattutto con i centri, con i mall, per gli aspetti contrattuali, le nuove aperture e nulla, quindi quello. Diciamo le responsabilità giorno dopo giorno stanno aumentando sempre di più, e questo è grazie a voi. E quindi è quella che se cae a cognasso, come dicono in spagnolo, cioè sì. Litiga costantemente con i mall per ottenere le condizioni, gestisce i pagamenti, gli affitti, la gestione del personale, tutti i payroll, quindi tutta la parte tutti gli aspetti del payroll, le buste paghe, sì, dei dipendenti, sì, sì, che ne abbiamo parecchi, perché sì, considerando più di 100 più di 100, tra i 100 e i 150. E poi comunque per l'apertura di ogni gelateria, poi ce ne sono tante. Poi ci sono anche tutte le burocrazie nelle aperture delle gelaterie, quindi aspetti legali, comunque l'aspetto amministrativo di quello legale. Esatto, quindi la parte dei permessi e delle cose di tutta l'impresa, cioè una del buro del comitè esecutivo dell'impresa. Quanti anni hai? 27. Hai capito? Io a 27 anni ancora facevo il deficiente con le biciclette. Allora, quindi Martina, sei entrata da noi quando? Sono un anno fa. Quindi è già un anno. È un anno, sì. In realtà non abbiamo festeggiato, però abbiamo festeggiato ufficialmente il 20 domani. Il 23 giugno. Il 23 giugno è iniziato con noi, quindi un anno, vedi, auguri. Quindi in un solo anno. Tu non sei entrata però come sia io. O ero pazzo io? No, tu sei entrata. Allora, oggigiorno il titolo lo sento ovviamente di più perché le responsabilità sono più grandi. Però comunque tendenzialmente era quello, perfetto. Quindi, però diciamo che grazie comunque anche alla fiducia che mi avete dato voi. Basata sui risultati, perché qui non è che si regalano le cose, siamo in America, meritocrazia, quindi se sei bravo. Sì, l'America avanti, è cattiva, l'America. È molto severa, la gente pensa, ma in America è tutto facile. No, invece è meritocrazia, quindi ti saluta giusto, Gian Matteo, George. Ciao. Filibustiere di Riccardo prima ha detto che tu sì sei carina, io no. Meno male che non ti piaccio. E allora, sei da noi da un anno, ti do una notizia che non sapevi. Abbiamo deciso, io e Paolo, che non so se ci sta guardando ma dovrebbe essere in Italia, in montagna, che dal 1 gennaio del 2019 sarei anche nostra socia,
e quindi sarai, entrerai a far parte del nostro team anche dal punto di vista di shareholder. Grazie. Obiettivi? Obiettivi, beh, sono tanti gli obiettivi. Allora, in generale a me piace pianificare a lungo, però non tanto, cioè, perché comunque è anche l'azienda è un esempio di tutto questo per la dinamicità. Stai in mezzo a due Stefani, vedi? Ecco. L'obiettivo è quello comunque appunto di far parte del team al 100%, ed è quello che sento, e di realizzare questo sogno, che comunque è un progetto che poi in realtà è un sogno, perché esatto, tutto parte da dall'affermazione di quello che è il concetto dell'italianità all'estero, quindi realizzare questo sogno che pian piano si sta vedendo. Simone Tani dice fuga di cervelli, mi pare riduttivo. È vero, è vero. Un'altra cosa, abbiamo parlato di progetti e va bene, che cosa ti ha fatto entrare qui e soprattutto che cosa non ti ha fatto andare via, a parte la pistola che ti punto ogni mattina? Allora, questa cosa non è simpatica, perché mi ricordo, io conoscevo te e Paolo, forse un po' più Paolo, perché tu e tu eri famoso. Racconta un attimo, perché lei era, tu facevi parte della Camera di Commercio. Io sì, ho lavorato alla Camera di, io facevo parte della Camera di Commercio italiana all'estero e sono arrivata qui e mi sono fermata qui grazie a quello. Uh-huh. Quindi ancora ringrazio per questa cosa, sono stata lì quasi due anni e poi sono cambiato e sono entrata all'ICE, che è il consolato italiano, uh-huh, diciamo la sezione commerciale del consolato. Quindi comunque tutta la mia esperienza lavorativa è legata all'Italia, okay, alla affermazione del Made in Italy. E poi io ho ricevuto la tua chiamata e ho ricevuto la tua chiamata dicendo: allora, abbiamo bisogno di una persona e abbiamo pensato che tu potresti essere ideale. Vorresti venire qui a parlare di questa cosa? Sì, posso venire fra una settimana, perché devo un attimo coordinare gli impegni. No, domani. Decisionismo rapido. No, domani. Ok, Stefano, però non lo so perché, cioè, no, o domani o niente. Ok, vai, prendi la macchina, 50 minuti, perché l'ufficio è 50 minuti da dove abito. Arrivo qui, sì, mi piace. Allora, quindi vedo Stefano e Paolo. E vabbè, dopo parlerò di questa cosa. Ok, allora vuoi iniziare? Ok, datemi due settimane, perché così avviso che devo dare il preavviso per correttire. No, domani. Aspetta, un attimo, fammi organizzare, perché già. No, o domani o niente. Ok, allora devo lavorare due, cioè faccio metà lì. È vero, e all'inizio hai fatto il doppio lavoro, è vero. Perché è vero, non potevo lasciare l'altro. Perché anche lì abbiamo visto la responsabilità, no? Quindi una persona responsabile non è che abbandona quello che stava facendo prima, quindi abbiamo accettato il doppio lavoro. Ok, e quindi ho iniziato, diciamo, questo un anno fa. E poi perché prima di tutto, questo l'ho sempre detto sin dall'inizio, due motivi. Uno è sicuramente legato all'azienda, al progetto come mi è stato presentato, e ho visto un piano di crescita lungo e poi quasi è descritto come un sogno, no? Uh-huh. Due, il prodotto. Cioè, io sono un amante. È vero. Il secondo è il prodotto, cioè se non si crede nel prodotto che vale, non si va avanti, perché qui o il prodotto è buono e quindi lo puoi far valere, o altrimenti lasciamo perdere. Quindi il prodotto. Quelle di gelati buono. Se ne esperta. Io sono un amante di gelati, se potete togliermi di tutto, ma non togliermi il gelato. E poi la cosa più importante, devo dire la verità, le due persone che mi hanno portato dietro, Stefano e Paolo. Loro lo sanno, io li stimo con tutto, con tutta me stessa li stimo, sono due persone che si compensano, quindi loro mi hanno tirato dentro, il coraggio di Stefano, il suo carisma, e a parte ovviamente il suo cervello, e poi la scienza di Paolo. Quindi queste due cose, ho detto, qualsiasi cosa, sì, come va, io imparerò da queste due persone, e quindi ho detto andiamo. Allora, visto che l'abbiamo nominato, l'avevo nominato anche io nell'altro video, il prossimo personaggio che vi presento è Paolo Stefanini, che è il mio primo socio. Dobbiamo ubriacarlo,
se no lui davanti alle telecamere non viene. Salutiamo Micco Sentino, col quale sto facendo un grandissimo e grandioso progetto. Quindi Paolo, lo ubriachiamo per bene. Nel prossimo video, la terza puntata, vi presenteremo Paolo Stefanini. Bene, abbiamo conosciuto la nostra Martina. Vedete che bella società che abbiamo creato anche a livello di ambiente di lavoro. A tra pochi giorni ci trasferiremo nei nuovi uffici, oggi andrò a vederli. Abbiamo preso una villetta e l'abbiamo trasformata in ufficio, quindi abbiamo la cucina, abbiamo il giardino, abbiamo ognuno la stanza sua, i bagni, insomma è una casetta, in modo da avere anche uno spirito diverso per andare. Vai a lavorare contento che vai in un bel posto di lavoro invece dei classici uffici. Quindi da Miami vi salutiamo a tutto gas. Vi ricordiamo che è ancora aperta la donazione per la famiglia di Roberta, quindi andate sulla mia pagina e cercatela. C'è Otello che ci manda le faccine che sta nella stanza a fianco. Un saluto da Miami. Bacioni. Ciao, saluto, buon weekend. A tutto gas.